Oggi è giovedì 7 giugno e puntuali come una cambiale arrivano i cittadini. Eccoci. Siamo in drive time, chiedo. Siamo certo in drive time. Certo. Drive time. Ci sono molti in auto? Certo. In coda, in the car. Altri che va, in the car. In the car. In the car. Certo. Ci sono delle traffic jam. Traffic jam. Insomma, ci sono le classiche difficoltà di una siamo city. In the del traffico, che però se le dici in inglese sono molto più fighe. Molto più belle. Tu molto dici, più sono attraenti. Bloccato nel casino. Nel traffic jam. Vabbè, un'altra cosa. Suono il clacson. E invece se dovessi dirlo in italiano? Suono il segnalatore di acustico. Anche busso. Anche busso. Busso, molto bello. Molto bello. Cittadini, Rai Radio 2 e come ogni giorno vi parliamo di ciò che è accaduto nei 7 giugni di tutta la storia dell'umanità, quindi ce ne sono migliaia di 7 giugni. Quale abbiamo scelto oggi per iniziare? Allora, nel 1993, 7 giugno 93, Prince cambia nome e non diventa Prince Parain, ma bensì... Bensì diventa... The Artist Formerly Known as Prince, quindi Tough Cup. Tough Cup. Che nome ricordo... meraviglioso. Meraviglioso, chiamarsi Tough Cup dopo essersi chiamati Prince. Fantastico. Anzi, scusa, io ne approfitterei, visto che ci sentono molti che sono in drive time, quindi non hanno niente da fare e possono pensare. Pensate a un nuovo nome per gli ex Elio e le storie tese. Esatto. Mandateci le vostre idee all'indirizzo mail icittadini@rai.it oppure... con un piccione, fate uso degli altri sistemi. Mezzi che abbiamo, ricapitoliamo, c'è il telegrafo, il piccione, la posta pneumatica, il fax. Potete anche mandarci un messo a cavallo sto papirato, ma anche se vengono qua sotto a urlare, certo, urlare. Vale anche la trasmissione orale, ok, vale, sì, sentiamo sì, urlare cosa. Passando qua sul corso Sempione, esatto, mentre forte. Siete fermi, esatto. Tanto noi sentiremo. Dunque, parliamo dei nomi e dei soprannomi. Ad esempio, un altro con un soprannome pazzesco è Cat Stevens. Sì. Gatto Stefani. Gatto Stefani. Che era bellissimo. E invece è diventato Islam o Yusuf. Ah, Islam o Yusuf, sì sì, beh, ma quella Islam, è stata... sì, vabbè. Ricordiamo un Carlo Pedersoli che tutti conosciamo in film tipo Altrimenti ci arrabbiamo. Sì. Chi è? Dai, chi è, ragazzi? Bud Spencer! Bud Spencer! Beh, molto più figo Bud Spencer, purtroppo, ammesso di Carlo Pedersoli. Un nuovo film con la partecipazione di Carlo Pedersoli. Con la partecipazione di Bud Spencer. Yeah! Musica! E questo era... No, forse era Tough Cup. Era non Tough so Cup. Più adesso chi era. Secondo me cantava un po' in stile Tough Cup. Non vorrei sbagliarmi. Con Raspberry Beret. Ma continuiamo con i soprannomi, che sono un tema molto importante. Beh, ieri sera, per esempio, mi sono guardato un film bellissimo con Archibald Leach. Non mi attira. Ma ragazzi, Cary Grant. Caspita. Tra l'altro, guardate il nome, Archibald Leach. Non so se sapete che poi dopo è venuto fuori che era un po' Archibald Bullich. Sì, c'è questo sospetto. Non so, no, è girata quella voce lì. Forse ma è scritto Bolech, esatto, il nome completo, esattamente. Senti, ieri ho visto uno veramente bello foto, Dario Oliviero. Non so, ma è brutto. Chi è Dario Oliviero? Gabriel Garza. Ah, non è Perché ho un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. È come se io ti dicessi ho visto un film con Frederick Austerlitz. Beh, comunque non è male. Non è male, chi è questo Frederick? Però è molto meglio Fred Astaire. Fred Astaire lo so chi è, certo. Che bello. Beh, del resto noi siamo i maestri dei soprannomi, perché voglio dire, voi come pensate che io mi chiami? Dici, ah, c'è Fasa di Restore Tese. Io mi chiamo Enzo Parotti Salamanti Apontoli Capiloda. Ti interrompo perché il 7 giugno del 1936, sto apprendendo in questo istante, è nato un personaggio molto importante per tutti. E soprattutto per noi. Ma anche per voi che siete in drive time. Ragazzi, nasce Pippo Baudo. Giuseppe Baudo. Tanti auguri a te, Pippo. Tanti auguri a te, Pippo.
Allora, perché è molto importante per noi? Beh, perché ci ha fatto prendere parte al nostro primo festival. Ha creduto in noi, ma insistendo fortemente. Insistendo fortemente. Ma soprattutto ci ha fatto fare il dopo festival del 2008. Tutti dicono, Pippo Baudo, che schifo Pippo Baudo. No, Pippo ha accettato tutto quello che gli abbiamo detto. Pazzesco. Noi eravamo preoccupati che ci impedisse di fare delle cose, di dire delle cose. Lui ha detto fate tutto quello che volete. E l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto. Amici che siete in drive time, immaginatevi io le storie attese in un albergo di fronte a Pippo Baudo che gli dicono, cioè gli abbiamo detto, guarda Pippo, noi il dopo festival solito con le interviste ai giornalisti non lo vogliamo perché i giornalisti hanno rotto le balle. Ok, va bene. Ah. Ecco, poi invece pensavamo di suonare un sacco di pezzi, magari anche di coinvolgere gli artisti dopo il festival e fargli cantare e suonare cose che non cantano mai. Va bene. Aspettavamo un no, a un certo punto andava a bere tutto. Ma dilla tutta, noi eravamo stati coinvolti per il festival e avevamo domandato per caso, ma dopo festival chi lo conduce? Chi lo conduce? Esatto. Non abbiamo ancora trovato nessuno. Allora lo conduciamo noi. Va bene. Esatto. È andata così, eh. Pippo, sei troppo disponibile. Italia no, Italia gambe. E questi eravamo noi con la terra dei cachi. Un errore, certo. Un errore, eravamo giovani, puntavamo all'ultimo posto, abbiamo praticamente vinto. Esatto, per è un fortuna, errore che fanno in tanti. Per fortuna che qualcuno ha capito che facendoci vincere sarebbe stato un grosso problema, ha detto no, mettiamoli secondi. Ecco, cioè, ma parlando di soprannome, di nomi, qual è il nome più interessante dei cachi? Non lo so. Ve lo dico io, Diosperi! Il Diospero! Adesso vado e mi mangio un bel Diospero! Ciao! Ci sentiamo tra poco! All'appa! Abbiamo tornati! Siamo tornati! Ci siamo fatti una scorpacciata di Diosperi a Terbi, però. Cosa sono i Diosperi? Perché si fosse collegato solo i cacchi. Senti, ma se fossimo andati al festival con la terra dei Diosperi, ci avrebbero eliminato subito. Sì, però. A me sarebbe piaciuto. Sì, anche a me. A saperlo prima. Allora, oggi è giovedì 7 giugno, noi siamo i cittadini su Rai Radio 2. Trasmettiamo dagli studi Rai di Corso Sempione, quelli belli, quelli antichi, certo. Quelli che sanno di antichità, quelli che sanno senti, di belle storia. Profumo di antico. Senti che roba. Guarda, sono talmente antichi che oggi, tanto per dirvi questa cosa, un tecnico Rai ha sbagliato a mandare in emissione, ha detto no, è giù nelle segrete. È giù nelle segrete. E non si riesce più, non si trova più. Appeso con le catene e deve rimanere lì due o tre giorni. Ma pensa a te. Stiamo parlando di quello che è accaduto il 7 giugno della storia dell'uomo. Esatto. Abbiamo scelto un altro 7 giugno. Ma il 7 giugno 2015 muore Christopher Frank Carandini Lee, conosciuto come Christopher Lee. Sai dov'è morto? Dove è morto? Lee. Allora, poverino. Christopher Lee sarebbe Dracula, tanto per intenderci. Da 10 volte attore alto, molto alto. 1,95 nel Guinness dei primati come attore più alto del mondo. Secondo me non è vero. Anche se c'è Abdul-Jabbar nell'aereo più pazzo del mondo. No, io dissento. Secondo me c'è Squalo, quello di James Bond, con i denti di ferro, che è alto 2,10. Sì. Non ho dubbi, è un gigante pazzesco. No, probabilmente l'attore figo più alto del mondo, Christopher Lee, che io ricordo, essendo un cultore di Star Wars, anche con nei panni del Conte Dooku. Ragazzi, l'unico col manico storto, tutte le spade laser, cioè lui c'ha il manico dritto, aveva l'impugnatura napoletana. Lui ha l'impugnatura personalizzata col manico storto, il Conte Dooku. Ma pensa, che paura. E va bene, come accade tantissime volte, si scopre che degli idoli, degli attori, degli atleti, persone americane che dici madonna sti americani eccetera, dopo scopri che sono italiani, cioè, certo. Hanno origini italiane e Christopher Lee non fa eccezione.
perché la mamma si chiamava Estelle Marie Carandini dei Marchesi di Sarzano. Per non ci posso credere. Lì ha origini italiane. Pazzesco. Esatto. Sì, si può affermare senza paura di sbagliare più di tanto che la fighezza è molto italiana. È molto italiana. All'origine. Poi dopo si va per il mondo e gli altri se ne appropriano, ma non è giusto. Siamo in genere possiamo dire che la legge è che l'italiano all'estero in genere si comporta bene. L'italiano in Italia molto spesso dà il peggio. Vai con la musica! E questo era l'inconfondibile, indimenticabile Michael Jackson. Michael fantastico. Michele figlio di Giacomo. Giacomo. Michael Jackson con Thriller. Grande pezzo, ricordate l'album più venduto della storia. Assoluto, guarda, una roba pazzesca, vi ricordo, se non l'avete visto, perché può succedere, soprattutto se siete dei super giovani, non l'avete visto, andatevi a vedere il video di Thriller, che come potrete vedere è un video che è costato pochissimo, principalmente. Sì, l'ha fatto proprio così con un telefonino calze, al volo. In calze. Pagato in calze. Senti, ma e la voce che si sente, che è commenta dietro, è ovviamente quella di Christopher Lee. No, è di Vincenzo Prezzo, di Vincent Price. Ah, Vincent con Price. Con quella bucciola pazzesca. Che è un altro che abbiamo re visto. Re degli horror. Lui. Allora, forse il super re degli horror è Christopher Lee. Perché si è sparato dieci volte. Si è fatto 10 volte Dracula. Diamo delle più prove la maschera a Kane in Drive Time. La maschera Diamo di delle prove. Delle il prove. Mistero di Sleepy Hollow, a parte il cattivo, ne dicevo, 10 volte Dracula. Esatto. Cioè, praticamente è diventato Dracula. Sarabanda tragica. Sarabanda tragica è il mio film preferito. Dracula il vampiro. Ah, che meraviglia. E insomma, il re dell'horror cosa ci fa pensare? Ci fa pensare alle paure. La paura fa 90. Ma in genere sì. Ma perché fa 90? Perché c'è una somma di muori, c'è un limite. Ah sì? No, perché sì, sapevo che l'ansia è 30. Ah, ok. La preoccupazione è 30 e poi c'è lo spavento che è 30. E quindi fai la paura che fa 90, soprattutto totale, di sì, sì, c'è una scala. È una somma. Che poi la paura, cioè buttata proprio sull'importanza dello spavento. Poi paura vuole dire tutto e vuol dire niente. Certo. Perché ci sono infiniti tipi di paure. Che sono fobie. Posso avere paura dell'agliofobia, che cosa ti dice? L'agliofobia. Paura sarà la paura dell'aglio, immagino. No. È del dolore fisico. Ah, certo. Senti, io temo solo lo sporco e la polvere. Ah, quindi sì, sono acatartofobico. Ah, sì, certo, lo sapevo. Andando in giro che io sono acatartofobico? Ecco, io in particolare ho molta paura dell'immobilità di un'articolazione. Sì. Sì, ma di una, ma quale? Così. Non te lo dico, un'articolazione che mi si blocca e quindi soffro di anchilofobia. Lo sapevate? Anch'io? Sì. Anchilofobia. Io ho paura, io ho la pantofobia. Hai la pantofobia? Cioè sì. Che è la paura del pantografo? No, del colori pantone. Delle pantofole. Ho paura di tutto. Ah beh, ma sei messo malissimo. Allora, volete una bomba delle bombe? Io che mi sono fatto studiare da delle persone perché soffro di una patologia gravissima, ho la fobofobia, cioè ho la paura della paura. Ma pensa a te. Quindi per questo motivo non ho mai paura. Siamo i cittadini, vi abbiamo parlato dei vari tipi di paure, anche per darvi modo di riconoscervi e quindi di non avere più paura di dire che avete paura, esatto, di qualche cosa. Ma io penso a Geppetto, se fosse stato avesse avuto la fobia della xilofobia. La xilofobia, cos'è paura del legno. Del legno e dei boschi. Io ne ho sofferto un po' da piccolo. Devo dirvi che però io ho paura delle ombre. Infatti sono affetto da sciofobia. Allora mandateci le vostre mail parlandoci delle vostre paure all'indirizzo icittadini@rai.it. Noi chiudiamo qui, ci sentiamo domani alle 17:30 su Radio 2. Ciao! Ci potete riascoltare su Rai Play Radio. Sì! Diamo la linea a Caterpillar con Sara Zambotti e Massimo Cirri.